giorni in un comune del Bresciano, io sono bergamasca, l'amministrazione comunale di Iseo ha deciso di stanziare dei fondi per regalare 160 euro al mese per 18 mesi alle donne che hanno deciso di rinunciare all'interruzione volontaria di gravidanza. Io trovo che sia una cosa profondamente sbagliata. L'interruzione non si paga né per farla né per non farla. È proprio un approccio sbagliato e la cosa mi ha suscitato preoccupazione perché la cosa si è allargata ad altri comuni vicino ad Iseo. Io credo che dobbiamo fare qualche riflessione sulla 194, che è una legge che è in vigore dal 1978, continua ad essere valida, anche se io ritengo che potrebbe essere migliorata. Ho sempre pensato che l'obiezione di coscienza, che io difendo per principio, sia una criticità, non perché l'obiezione di coscienza in sé sia sbagliata, ma perché non è credibile che il 70% del personale medico italiano abbia questi scrupoli di coscienza. Non ci credo neanche a morire. Addirittura in alcune realtà è il 100% e sappiamo bene come alcune donne siano dovute muovere da un posto all'altro perché appunto c'era questa difficoltà di rispetto dei tempi abortire entro i 3 mesi proprio a causa dell'obiezione di coscienza. Allora, l'altra criticità si riferisce proprio a questo limite dei 3 mesi. Si è deciso allora di stabilirlo, ma se posso usare una parola così un po' decisa, questo è un limite arbitrario. Perché si è deciso che fossero 3 mesi e non 2 mesi e non 4 mesi? Ad esempio in Francia mi pare che alcuni anni fa, forse nel 2001 ma non ne sono sicura, abbiano deciso di spostare dalla 12ª settimana alla 14ª settimana questo limite. Ma anche questo è arbitrario, perché se vogliamo pensare ad un limite, uno potrebbe pensare alla possibilità di sopravvivenza al di fuori dell'utero. Questo è un dato oggettivo. Cioè, possibilità o non possibilità, insomma, se non ha possibilità di sopravvivere, è chiaro che si è entro un termine oggettivamente definito. E un'altra criticità è la settimana di ripensamento. È giusto che uno possa ripensarci, ma io posso raccontarvi, per aver ascoltato i racconti di alcune donne, che cosa succede in quella settimana. Perché nel ripensamento quasi tutte queste donne vengono in qualche modo sottoposte, non quasi tutte, ma insomma alcune, e sicuramente succederà ad Iseo, vengono sottoporte ad una sorta di pressing per dire ma no, ma guarda, è meglio di no, ti aiutiamo, ti diamo i soldi. E ancora oggi ricordo il racconto di una signora che conosceva, era la donna delle pulizie di mia cognata, Rose si chiamava, che mi ha raccontato come l'avessero convinta a non abortire e alla fine, dopo i primi 3 mesi di sostegno, è rimasta sola. Allora, anche questa è una criticità. Allora, con queste criticità noi cosa dobbiamo fare? Cambiare la legge? Vorrei poterlo fare senza correre rischi. Ma io sono preoccupata perché il clima culturale di oggi non è un clima favorevole ad un cambiamento in direzione positiva, nella direzione che vogliamo noi di cambiamento. E allora non vorrei che con tutte le nostre buone intenzioni e la voglia di dare sostegno alle donne che fanno questa scelta, che è chiaramente una scelta difficile, ecco, questo nostro desiderio alla fine generasse l'eterogenesi dei fini, e cioè ci ritrovassimo con una legge che anziché essere migliorativa diventi, che anziché essere positiva nel senso di miglioramento diventi negativa. E allora io ho profonde incertezze e forse mi sento di augurarci un po' di cautela.